Anche chi abita nelle frazioni più isolate a breve potrà navigare veloce su internet, come ad esempio nella comune di Bucine, dove questa mattina è stato inaugurato il cantiere della banda ultralarga. Alcune zone già bene o male erano fornite dalla fibra in modo adeguato, ma alcune zone hanno veramente bisogno di questa infrastruttura. Si pensi solo al periodo recente del Covid, dove sia per quanto riguarda la scuola ma anche per quanto riguarda il lavoro, molti appunto hanno lavorato da casa con collegamento internet, quindi questa è veramente un'infrastruttura che è diventata indispensabile. I lavori finanziati dalla Regione Toscana rientrano nella gara che ha vinto Open Fiber e che permetterà di realizzare una rete pubblica in fibra ottica che l'azienda, che l'avrà in concessione per 20 anni, metterà a disposizione degli operatori privati. 4.069 unità immobiliari del comune di Bucine, la fibra ottica che portiamo è in modalità FTTH, quindi la fibra che arriva direttamente dentro le case, quindi andremo a costruire questa nuova infrastruttura di 65 km. La costruiremo principalmente riutilizzando infrastrutture esistenti. Quando andremo a scavare, sarà necessario, andremo a farlo con interventi poco invasivi. La Toscana è stata tra le prime in Italia ad impegnare risorse pubbliche e mettersi al lavoro per portare la banda larga e poi la banda ultralarga nelle cosiddette aree bianche, i territori dove per i pochi abitanti, la distanza e la scarsa presenza di aziende, gli operatori privati hanno deciso di non voler investire. Questo è un cantiere da 1.600.000 euro. Per ora sull'investimento della banda ultralarga è intervenuta solamente la Regione. Nei prossimi giorni si sta chiudendo un accordo anche per un intervento, come era previsto inizialmente, parallelo, per andare a favorire con dei voucher la connessione poi dei cittadini e delle imprese, e anche per connettere tutti gli istituti scolastici, medi e superiori, e poi anche le zone che sono rimaste grigie, cioè quelle dove noi non potevamo intervenire perché c'era già un operatore, però ancora non c'è la qualità e la velocità che serve. Sarà un investimento di 100 milioni di euro. Aperto infine questa mattina anche un altro cantiere, sempre in provincia di Arezzo, a Poppi. Mai come in questo momento l'esperienza Covid ci ha dimostrato che almeno da questo punto di vista dobbiamo dare pari opportunità e pari diritti a tutti i lavoratori, a tutti i bambini, a tutte le famiglie. È stato davvero per noi una sofferenza ricevere telefonate, chiamate o mail da genitori che dicevano noi lo faremmo, ma qui non arriva il segnale. E quindi questo è indispensabile, perché davvero il gap ancora è molto presente.